Sei. Dammi via. Vado. Angela, vai lì che fai la piccola. Siamo. Io fa un po'. Allora, Don Luigi, che è amico del Papa di noi tifosi, è qua stamattina anche per la benedizione del mezzo che abbiamo donato alla Santità. Prego. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, diciamo Ave o Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e tu hai frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Ti preghiamo. Benedici, Signore, quest'altro. Fa che possa servire sempre per il bene di tanti fratelli e sorelle che hanno bisogno. Fa che siano tanti coloro che si dedicano alle persone che hanno bisogno, che sono malati. Fa che ci amiamo sempre gli uni e gli altri. E te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Ci benedica Dio onnipotente, Padre e Spirito Santo e a tutti quanti. Va bene? Grazie. Grazie a lei. Grazie Don Luigi. Grazie. Intanto auguro. Scappa subito. Ne approfitto per. Per ringraziare tutti i personale, innanzitutto il Parma Calcio, perché senza il Parma Calcio tutto questo non sarebbe possibile, perché grazie alle attività che ci lasciano allo stadio riusciamo a fare questo. Diversamente non riusciremmo, faremo cose molto ma molto più piccole. Quindi grazie Parma Calcio e grazie anche a tutto il personale del coordinamento che lavora, al consiglio e ai volontari, tutti, visto che siamo tutti volontari noi, e che riusciamo a fine anno a fare questo tipo di donazione. Come dicevo anche prima, abbiamo fatto sabato scorso la Flavia, la bambina ternana, purtroppo colpita da una malattia genetica, una malattia rarissima, che sono 40 casi nel mondo, quindi, e quando abbiamo saputo ci siamo impegnati per cercare di dare un contributo anche per questa bambina. Nel 2018 donammo un'ambulanza all'assistenza pubblica, 2 anni fa un altro mezzo alla Croce Rossa. Abbiamo aiutato nei casi anche di alluvioni, terremoti, insomma tutto quello che riusciamo nelle nostre possibilità cerchiamo di aiutare, perché noi sosteniamo che il nostro motto è divertirci per far divertire. Cosa vuol dire? Per noi deve essere un divertimento andare allo stadio, però non dimentichiamoci le persone che vorrebbero essere con noi allo stadio ma che per vari motivi non possono esserci, quindi aiutiamo e cerchiamo di fare di rallegrare un attimo anche queste persone che non possono essere con noi. Quindi grazie veramente di cuore a tutti e un grazie anche all'autosalone Auto e Auto, perché anche loro hanno contribuito con un contributo importante, insomma, senza stare qua adesso a dire un contributo importante. Quindi grazie anche Auto e Auto e la Nissan. Grazie ancora di tutto, di cuore a tutti e un arrivederci per la prossima donazione che andremo a fare.
adesso, alla fine che praticamente abbiamo già finito, abbiamo un rinfresco, che questo non guasta mai, vero? Vedo tutti sorridenti, tutti allegri, visto anche l'orario. Le arancioni sono alcolfariche, quindi non possono dormire. Però una fetta di prosciutto la possono mangiare, ok, non entra il codice, ma una fetta di prosciutto sì. Eugenio? Sì. Io. Spostiamo una, gli spostiamo quella e poi dopo. Stai fermo, Paolo, stai fermo. Hai un po' di pinta. Sta fermo. Sì, figlio. Non è che maio. Fai finta di tagliare il prosciutto. No, scusa, vuoi dire, davvero non dove? Possiamo servirci? Ci vedi? Sei là? Traballa un po' per tavolo. Io plastica. Okay, yeah. Yeah.